Da una parte la doppia manifestazione, una pro e una contro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dall'altra la raccolta firme a favore di una legge di iniziativa popolare per l'elezione diretta del capo dello Stato. Forze politiche mobilitate anche nella Marca nel fine settimana, i 5 Stelle stanno organizzando un pullman per scendere a Roma il 2 giugno, festa della Repubblica, per contestare Mattarella nei confronti del quale Luigi Di Maio ha chiesto l'impeachment. Di contro il segretario provinciale del PD, Giovanni Zorzi, fa sapere che Treviso ci sarà venerdì a Roma e Milano per la dimostrazione di solidarietà al Quirinale annunciata dal partito. La Lega resta invece nel territorio. Noi non pensiamo che manifestazioni eclatanti in piazza non siano gradite dagli italiani, soprattutto in questo difficile momento. Noi però scenderemo in piazza sui nostri tempo, raccoglieremo le firme per fare una proposta di iniziativa popolare perché il capo dello Stato sia eletto direttamente dal popolo. E proprio sabato in Veneto tornerà Matteo Salvini per dar manforte ai candidati alle comunali del 10 giugno. Sarà alle 21 in Piazza dei Signori a Treviso per sostenere Mario Conte, ma le amministrative rischiano di non chiudere l'infinita campagna elettorale se davvero si dovrà tornare al voto dopo agosto, con il carroccio che per ora prevede di correre nuovamente in un centrodestra unito. Pensiamo di aver subito un torto, gli italiani l'hanno capito, e noi andremo e faremo la nostra campagna elettorale come sempre, senza atti di violenza verbale, ma sicuramente posizionati in maniera molto molto ferma.